Siamo a San Giorgio Canavese, in provincia di Torino, dove nasce uno dei migliori erbaluce di Caluso del mondo. Come li ha? L'erbaluce di Caluso della nostra azienda nasce innanzitutto da una cura veramente meticolosa dei vigneti. Siamo viticoltori prima che vinificatori e diciamo che quello che riteniamo più importante, abbiamo vinificare anche vini semplici, e se manca l'ingrediente fondamentale che è un'ottima uva, insomma si parte in grande salita. Quali sono gli altri ingredienti segreti per un buon vino? Sicuramente quello che non manca nella nostra cantina è il desiderio di sperimentare. La cosa più sorprendente nel caso della nostra azienda è che lo stimolo alla sperimentazione e al gioco viene dalla persona in assoluto più anziana di tutte, che è mio papà, e ha 86 anni e non ha perso la voglia di scoprire cose nuove. Cosa dice tuo padre di questa figlia che porta avanti la tradizione di famiglia? Diciamo che mio papà è un piemontese vecchio stile, per cui è molto difficile farle esprimere dei sentimenti profondi, però dentro di me penso che sia orgoglioso del fatto che in qualche modo la sua azienda, magari non proprio al 100% con le modalità che vorrebbe lui, ma sta andando avanti. Un libro dedicato al mondo del vino che consigli? L'ultimo di Tiziano Gaia, che si intitola Stappato, un astemio alla corte di Re Carlo. E, insomma, è molto curioso per chi appartiene un po' al mondo del vino e vuole conoscere i retroscena che stanno magari dietro i tre bicchieri, alle grandi guide dei vini.